buonasera a tutti amici di Tele Salerno 24. Siamo... Buonasera. Ciao nonna, ciao, Giudina, buonasera. Questa sera siamo in compagnia, come ho detto anche prima nello spot, siamo in compagnia un ospite eccezionale ed è con noi nonna Giudina. Buonasera a tutti quanti. Un grandissimo applauso per grazie. Nonna Giudina. Salutiamoci, vieni qua. Vieni qua, dammi un bacio. Mua. Mua. Ah, bello giovane, spedei, spiondo gli occhi azzurri. Bello, bello. In carne, come piace a me. Nonna Giudina. No, con ma che lucoso, sì, che l'infermiere che sta settata alla dreta. Sai come si dice, nonna? Sai come si dice? L'uomo senza pancia e con un cielo senza stelle. Ma la rima non ci sta, però. Non ci sta la rima. Non ci sta? La rima. La rima, no, non detto. Non detto. Un uomo senza pancia e con un cielo senza stella. Ma io ma che faccio da preso e non capisco a Chris! Ma come la nonna parla! Vabbè! Siamo per il mannaggia! Nonna! Parliamo con noi, vediamo un attimino se c'è qualcuno da salutare innanzitutto. Qualcosa, leggiamo! Allora, iniziamo a salutare innanzitutto Mina Pironti. Mando un bacione ciao, fortissimo! Mina. Salutiamo Rita Coppola, ci saluta da Torino. Salutiamo Iris, Eva Stellaccio e Mina Pironti praticamente ti ha scritto come sei in forma nonna Giudina. Ciao Mina, ciao Rita, ciao Iris. Giusto? Eva, un bacione Eva. Vai. Ecco qui. Ecco. Allora, nonna, dai, torniamo un po' a noi, dimmi qualcosa, dimmi qualcosa di bello. Cosa hai fatto oggi? Stamattina ti sei svegliata, poi. Che domanda che mi hai fatto! Dai. Oggi è già un tuo mazzataccio! Vabbè, quello è un tuo classico, va bene così. Però, a parte fare la gente, no? La domenica si concentra questo fatto delle mazzate. È lo stress a fine settimana, giusto? No! Perché la domenica viene a mangiare l'infermiera da me! Ma solo uoi fa! È da praticamente da licenziare, no? Licenziare, come fa? Il laser mette mettere un catai, tre batte a mettere, come faccio a ma nonna Giudina è fantastica, io l'amo, mi tiene compagnia. Cioè, io l'amo. Io ti amo. Tanto quel disgraziato di mio marito non è venuto più. È l'unica cosa, nonna, sai che cos'è? È che ci stanno giusto pochi anni di differenza. Ci convenziamo. Allora. Io tengo gli anni in più, tu tieni chili in più e sta a pausa. Vabbè, andiamo a recuperare. Ecco allora, qua. Iniziamo, continuiamo, perdonami, hai ragione. Non me la mazza andata. Ancora no. Allora, Iris gli scrive, ciao, Anna Bate sta guardando il video in diretta, ciao Anna, ciao Iris. Mina Pironti, è carino l'infermiere, prima era in studio. Nonna, sì, commenta sì. Tu. È carino l'infermiere, però me li fa passare di tutti i colori. Oggi per esempio è buscata, il fatto che volevo dire prima. Io vado a domandare stamattina, ho detto, ti piacciono le polpette? Sì. Quello mi ha fatto fare l'impasto e le polpette. E poi non sa mangiare. Poi uno a filmarsi non mi piace. E perché non ti piace? Dici no, perché tu ci hai messo passi e pino lì dentro. Ci vai tutto coso di polpette. E ci ha già chiamato a faccia. Ya! Ma fa il coso così a vuoto. Cosa che i soldi chiamo a rubarne. Io con la minima pensione che tengo un mese. Ti ne guatta per un giorno per la fine mese. E perché bisogna tirare la cinta? Stringere la cinta. Ma stringere la cinta? Esatto. E tu che le basta per stringere, per stringere ancora. Ripo quando fa comunque nonna, ti posso dire una cosa? Io ti vedo molto in forma. Ma io vado a andare a botti i cotoni. I che le mamagne. L'un rì. Ma la cotone ti fa su. Un martedì a cotone ti fa se padone. Un mercoledì di pastella d'occhio, un mercoledì da sorzi. Wow. E questo può aiutare, ma ora può fare pure pet che non riesce grazie al profa tanto a mangiare. E già mangiare. Domani digiuno. Ah, rimane faccio furie, no, io ho agitato tutti i polpetti. Ma sta su, Ern, scusa. Perché poi le polpette, le ho buttate in faccia. Sono andata a finire a terra, ho fatto così, con tutti i piedi, mangio pizza, a calpestare tutti i polpetti. Ah, che polpetti. E faccio, mi ha dato, c'è la gestione per timone. Ci fa un bel... Faccio pure, faccio pure. Un po' di polpette, la nuova specialità di nonna Giudina. A bolognese, la specialità di nonna Giudina, il purè con le polpette. Da. Nonna, spiega la ricetta del purè con le polpette. Allora, tu prendi le polpette, fai l'impasto, poi le friggi. Poi quando tutto cosa fa sturdi,
cioè andiamo a fare a coccare un esatto. Per terra su un po' per la coppa, poi dopo poi raccogli con un cucchiaio, raccogli con un raccogli così vedi, e poi si può andare a fare puoi fare la bolognese, la genovese, puoi fare tutto, è proprio buonissima, buonissima, è corretta al piede. Buonissima, a fine rumore. Allora, ragazzi, innanzitutto, nonna, vogliamo ricordare sì, ai nostri telespettatori che possono chiamare in diretta al 331 990 0855, invece per i messaggi WhatsApp 338 20 59 142. Mi sono ricordato il numero, mi sono ricordato il numero. Allora ragazzi, innanzitutto va bene, lo vedete qui sopra. Stai il numero sopra. Perché una volta stiamo così, ma sta così, ma sta sopra. E adesso sta sopra, ma adesso sta sopra. Bisogna cambiare ogni tanto. Ma questi cosa vado a bisogno? Ma ci furini e da cadrare. Allora, nonna, oltre a chiamarci in diretta a mandare messaggi, che cosa devono fare più? Condividere questa diretta. Sì, lo dovete condividere. A destra, sinistra, beh qui penso sto facendo bene, in basso a sinistra sotto. Condividete la diretta, invitate i vostri amici, nonna, facciamo crescere questa famiglia o no? Sì, che perché Telesalerno 24 è una radio televisione web giovane che deve crescere sempre di più. Allarghiamo questa famiglia, entriamo a farne parte, allora, facciamo, entrate! Ma chi è dietro? Sta dando un assente, ma c'hai! Padre, è un razzo quadrato, prendi le parole! Ma guarda che è un'emozione stare vicino a te, no? Emozione! Sono emozionato! Oh, è di tipo, a questi altri vado importante! Esatto! A certo è diventato importante! Sì! Non facciamo come mandati i marioli sotto la casa per rubare la pensione! Questo fatto che sono famoso! No, no, e tanto ormai ti sentono, no? Cioè, chi ti hanno rubato? Si chiede, tanto stanno lavorando. No, che cosa lì? Attendete a banca d'onda ogni tanto. No, ha passato magari a ammazza la capo tutta la tenda. Chi dice che era ammazza di plastica? Si è rifiuto, mi spaccava la capa. Sulle fiere. Ma ci stai pulito di nuovo. Ma chi sta che sa faccio? Guarda. La bella di lato. Tra l'altro, Nina Pironti ci scrive. Nonna, hai visto la tua destra? C'è un bel tabellone. Come? Oh, ecco qua, vedi, metti il tabellone. Tabellone di Telesalerno 24 fece sbuccolo web TV. Mi raccomando, mettete anche mi piace alla pagina Facebook di Telesalerno 24 web TV, in modo che resterete anche sintonizzati su quello che praticamente succederà. Pagina. Però alla mia destra non ci sta sul tabellone, sta pure questo, vedi? Ecco, una vera, ma la faccio mia scopia che sta parlando. Oh, prima che sbaglio stasera ce la chiamo ancora. Ma tu sai che ti voglio bene, no? Un bene. Ti voglio bene, no? Ti sicuro? D'accordo, come porno. Allora, facciamo qualche saluto. Allora, devo andare un pochino indietro. Allora, Maria Valenunga, Ierni Gerardo, Maria ci scrive. Ciao Cristian, sei simpaticissimo. Grazie, Maria. Ehi, no, non sono simpatico, no, sono qui. Adesso vai a casa di Maria. Vai a casa di Maria. Ma scusate, anche me per te. Ciao Maria. Angela Carratù sta guardando Rosalinda Di Poto, Maria Marrandino, Giuseppina Noschese. Tutti sei guaceri suoi, hai capito? Ma guarda che stasera ti conosceranno tutti quanti, nonna. Certo. Pure Mario Somma sta guardando. Pure Mario Somma, un saluto a Mario Somma. Ciao Mario Somma, ciao. Comportati bene e guarda Rocky e a Jerry. Se non venano a casa e trama ecco, no. Ecco, andiamo a partire la cosa! Stasera, io faccio il bravo questa sera perché sinceramente la mezza capa non ha voglia. Non ha voglia, ma io poi dobbiamo dire un'altra cosa, questo è un fetente, perché noi abbiamo già precedentemente parlato su Facebook, no? E mi ha mancato di rispetto. Vicino a me, ma so, ma come ti permetti? Io vado a. Ma io non ti scherzo questa copia, ma dai, io vado! Vicino a me, WhatsApp! Ma non ti arrabbiare, però. E perché ti arrabbiare? WhatsApp. E perché. Che devi fare? WhatsApp, che c'è su WhatsApp? WhatsApp. WhatsApp. Già capito. WhatsApp è una piattaforma che possono usare anche i nostri amici che ci stanno seguendo per mandare i messaggi, un video messaggio al 3. Mi devo ricordare, 338 20 59 142. È un po' di lapsus, sto facendo pure io vecchio, nonna. Allora non è WhatsApp.
Non era WhatsApp. Allora ti chiedo scusa. Ragazzi, mandate i vostri video, salutate nonna Giudina. Ah. Perché si sente triste e sola, ha bisogno di, come dire, calore da parte vostra. Sì, vengo qua per stare in compagnia vostra, per ricevere qualche messaggino, qualche telefonata. Non mi faccio di pigliare calore, perché io ho fatto un viaggio lontanissimo. Praticamente sono partito oggi 2:30. Mamma mia, da dove vieni? No, vengo da Torre Annunziata. Torre Annunziata. Io ci dovevo mettere un euro per venire qua. Però io quello disgraziato, ma qua lo trovo. No. Quello va a 5 all'ora, ma a 5 all'ora. E bisogna risparmiare, scusa, nonna. Ma risparmio, che il bisogna risparmiare. Se consumo ciò, benzina, ma non qua se ghiacci, non faccio mai grigia. Ah, gas, a macchina a gas, quindi. Ah, quindi un che allora faccio, bambino. Allora, che buon consumano, chia. Dobbiamo dire al... chi ti ha accompagnato qui? L'infermiere, dobbiamo dire all'infermiere. Ah, che bello, c'è l'infermiere. Che cosa dobbiamo dire all'infermiere? Io vado a fangur tutti i giorni, c'è pazienza. Però, dai, non... comunque ti sta sempre vicino. Sei però un medico, non vai a fare tutto qua. E questo glielo diciamo dopo, mi raccomando, Massimo l'infermiere. Tratta bene nonna Giudina. E fosse la volta buona che ci ha detto tu, può essere che ti sta sentendo. Ragazzi, ditelo anche voi, chiamateci in diretta, dite a Massimo l'infermiere di trattare bene nonna Giudina. Che non mi fa pigliare calore, perché si moro, che non mi vedete più. Ci sono dei messaggi. Leggiamo. Allora, Mila Pironti scrive: direttore, ho messo la foto della pizza su WhatsApp. Ma da pizza, ma questo fa solo dolce, fa tutti i urli, tutti i urli, tutti i urli. Infatti, detto così, Amina appena torna qui deve far assaggiare una delle sue specialità, perché quella deve portare tutta la pasticceria qui. Porta tutto. Allora, un bacione per Maria Luisa Salzano. Un bacione? Allora, facciamo, leggiamo due commenti. Per Assunta Chiarazzo, un bacione pure a te. Ciao Assunta. Margherita, Margherita vicinanza. Restati. Restati vicinanza. Margherita, non ce la faccio, mano, non ce la per faccio. Denise D'Amato e poi Laura Lamanna. Ciao Laura. Allora vediamo un attimino Maria, la ragazza che hai detto prima, che hai mandato altro poco, ti ha scritto: ciao nonna Giudina, scusa, hai ragione, anche tu sei molto simpatica. Brava, bella, ecco, brava Maria. Ti voglio un giacco di bene. Allora, salutiamo Antonino Capaccio Stabile, che sta guardando il video in diretta. Ma tutti questi cognomi lui che sta già. È il doppio cognome. Doppio cognome. Doppio cognome. Allora, facciamo un saluto anche ad Adele Grippa. Laura Namanna ci scrive: Wakri. Ciao Laura, e ma la nonna, la vuoi salutare la nonna Giudina? Scusami, o no? Che mi sa io? Allora, Mina, Rosy Pecci sta guardando il video in diretta, Assunta D'Angelo. Salutiamo? Tutti quanti. Allora, Mina Pironti scrive: nonna e pizza stasera, no dolci. Sempre con così forte però. Mi raccomando, porta Mina. Porta sempre. Enza Cappetta, ciao. Ciao Enza, Assunta D'Angelo, Cristian ti adoro, però non soltanto a me, ragazzi, dai. Nonna Giudina si offende, nonna Giudina. Ma fatelo per lui, perché poi se no paro a boschissimo, pezza musica, capito? No, perché io dopo ho paura, dopo questa diretta che mi farà pagare che tutto. Che cosa succederà? Sì, esatto. Allora facciamo a mangiare, cioè... Nonna, abbiamo una telefonata? Ti mi ha telefonato. Rispondiamo? Vediamo chi io. Pronto? Pronto? Pronto, sì. Ciao, buonasera, chi sei? Sono Filomena. Ciao Filomena, buonasera. Buonasera, da dove ci chiami? Buonasera. Innanzitutto, da dove ci chiami? Da Eboli. Da Eboli. Qua, da qua, vicino. Sì, esatto. Allora, nonna, vuoi chiedere... dopo sono ammazzate per tutti quanti. Io Filomena, ne sono sicuro. Cara Filomena, vuoi fare qualche saluto? Sì, ciao nonnina, ciao. A me? Sì, sta salutando... Non li vuoi salutare? Che sì, poi... ti ho salutato. Ciao nannino. Filomena, ma saluti soltanto a nonna Giudina, a me non. Ma che stai ricevendo? Ma io non ci ho capito niente, carita. Carita, salutare a lui. Che io marrucchino, saluto a lui, carita. Basta, inizia ad avere caldo comunque. Che hai detto, Filomena? Che allora. Saluti? Io non ho capito, ripeto un'altra volta. Bacione per tutta la famiglia Ritens. Hai fatto praticamente nemmeno Filomena riesce a parlare in diretta. Niente. Sei troppo, sei unica. Ciao, io ti adoro. Unica. Io ti adoro. Io ti adoro.
che l'età di Giova. Ciao Filomena, grazie per averci chiamato. Ho parlato con te. Maestra parlò. Mi senti, di questa edicente Filomena. Ciao. Che sei già andato ora? Ciao. Va bene, nonna. Parla Filomena, parla. Ciao Nannina, come sto bene? Ah, ora sì. Ma parla di italiano. Ora. Io, diciamo che sto bene, sì. Un po' di acciacchi. Tu come stai? Quanti anni hai, Filomena? Quanti anni hai? 57. Quanta sei? È più piccola di me. Però quasi vent'anni manco. Ma non si picchiare a lei che sono come instauri. L'importante, Filomena, è sentirsi giovane dentro. O no? Senti, ti senti giovane dentro? Ti sento fuori che hai. Vabbè, fuori è una cosa, però è a 75 anni che ti mettono, ridicata comba ti mettono. Prendi a lei che è un'anziana ultracentenaria, un altro poco. Oh, ma io ti faccio tutto, come mi a me, anziano centenari, ma che stai scemo mai? Anziano centenari. Stai vicino ai 100 però, Che fai la scopo vicino un microfono. Oh, ma che caldo, aiuto. Mi stai facendo sudare. È sudando. Sì, sto sudando, fa caldo. Che le fa copre solo perché fa copre e dice che faccio solo io. Va bene. Filomena, ascoltami. Sì. Allora ci hai detto che hai 57 anni. Sì. Cosa hai mangiato oggi? Oggi ho mangiato gnocchi di patate. Gnocchi di patate. Ah, gnocchi di patate. O con le patate, perché non ho capito. Che magari ti ha fatto capire. I gnocchi praticamente nell'impasto della farina ha fatto le patate bollite e ce le ha messe dentro. Sono più pesanti però, è vero? Sì. Che ci hai fatto il sugo? Sì, ho fatto il sugo. Bravo, e certo, perché ti puoi mangiare così. È solo il formaggio sopra che l'hai messo. Sì. Ehi. E basta, non si mangia di più. E poi non fa le salsicce del sugo. Le salsicce? Ma io questa fotografia della salsiccia l'ho vista già da qualche parte. Non mi ricordo dove. Forse. Hai fatto le salsicce, fatte, bravo. Le ho fatte anche io le salsicce oggi. Va bene, un bacione Filomena, ringrazio, ciao Filomena, grazie per averci chiamato, ciao, richiamaci fra 5 minuti. Le linee sono libere, chiamateci al 331 99 00 855, chiamate. Oppure, nonna, possono anche mandarci un messaggio su WhatsApp al 338 2059 142. Previsto. Prima o poi questo numero qua deve fare così. Fate però... come ha fatto l'amica Mina Pironti, come ha fatto, che ruffa tutti i sei, che manda le fotografie dei dolciumi quando noi a quell'orario là ci abbiamo fame. Brava. E fa le pastiere, fa i casatilli, e fa le ciambelle, e fa... Ma mamma mia, ma quanti dolci che fa! Ma tu non li fai, nonna, scusami. Ogni tanto, l'ultima volta l'ho fatto un dolce. Quando l'hai fatto? Forse 50 anni fa. Un mesetto e mezzo fa. Okay. Eppure ci ha battuto cotto. Perché che cosa? Perché sempre per via degli infermieri, ma lei metti il dolce sotto al forno, dico, non aprire il forno, che quel deve. Deve crescere, esatto. Chi lo fa? Mezza lievitazione, varrà più forse che c'è un dolce. E cucubino. Ammazza? Quando mi fai spezzare? Mazzi, scarpone, palai, tutta cosa pista. Cioè, la cucchiarella però. No? L'ospedale voleva sapere cosa che era successo. Agitrice che è caduto. Certo, perché è caduto con tutta la scopa, con tutte. Giustamente sì. Questo infermiere da praticamente. Va bene. Da licenziare. No, non da licenziare però. Non lo posso licenziare. Dobbiamo fare. Perché quello là non si prende i soldi, capite? Non si prende niente. Però io lo ripago col mio mangiare. Ma io direi di fare una bella cosa, nonna. Perché non. Ci viene una ce l'ha diretta, ci sta! Ci sta, pronto! Pronto! Nonna! Chi è? Ma chi è? Ma chi è Carino? Chi è? Oh, ma non c'è mia camazza pure a te! Ma come voi chiamate per ridere? Sono Mine da Torino. Ah, sei Mine! Buonasera! Carina!
No, vabbè. Si vuole ridere. Magari si è andato male, almeno è successo qualcosa. No, sto bene, sei tu che mi fai di mal di pancia. Ti fa male la panza. Mamma, sei ma non fai niente, tu mi chiami la capanza, tu mi chiami la capanza. Tu mi fai arrivare a fine nonna. Serata? Ah no, sta dicendo nonna, dimmi! Nonna, la sapevi questo, vedo Cicilla, fai panze pan... Ma è italiano, carri! No, non ho capito. Carri, ripeti quello che hai detto, scandisci bene l'italiano, la nostra lingua madre. Ripeti! È un bel respiro. Repeat, please! Mannaggia a te, mannaggia. Ma che stagia, capite? Ui, guarda, se tratti di aspetta. Escono subito fuori. Ti sei diventata sorda? Io già stato sempre sordo, no? Che già diventato sordo. Sempre, dai secoli, amen. E lo sai perché sono sorda, lo vuoi sapere? No, sì. Non è per via della vecchiaia. È per colpa dell'infermiera. È per colpa dell'infermiera. Ma che sei vecchia? Perché devi sapere che io tutte le sere mi deve mettere il catetere. E quello una volta ha sbagliato buco, ma mi sentare. Ehi, e già diventato sordo. Nata volta a chiappare, chiacco! No, ma quello se ne deve andare da casa mia, perché quello mi sta facendo tutta bucata. Oh mamma mia. Mannaggia bene. Mannaggia no. Me. Che hai mangiato oggi, Mina? Ti posso sta domanda, la faccio tutto quanto. La pizza? Ma la pizza l'ha fatta ma oggi? Ti giuro, nonna, per la prima volta. Ah. Mi è venuta bene. Wow, la prima volta. Sono portata per fare le pizze. No, sono portata più per fare i dolci. Per fare i dolci è venuto pure. Come è venuta bene? Bravo, che ci hai messo sopra? Eh? Sopra, che, come l'hai condita sopra? Mozzarella. Ah, insomma, ho fatto un po' di tutte. Un po' di tutto. Sono fatte. Bravo, e l'hai mangiata tutta quanta? No! Mi ha sapato un po' a me, eh! No, certo! Ma tu quando vieni? Ma se tutto va bene a settembre. E allora te la puoi mangiare la pizza! Uno si stava la pizza a settembre a me! Vabbè! Dai, nonna, quando vengo giù andiamo in pizzeria! Bravo, beh, forse è meglio, ma! Forse è meglio! Ti metto in pizzeria! Hai detto che mi porti in pizzeria? Uè, Mina, la parola è parola, tu hai detto che mi porti in pizzeria? Tranquilla, guarda che è meglio mi fanno questo, dire non la mangiate! Lo devi sapere! Ho un po' di problemi qua, non mi posso muovere, se no devo venire su a marcio. No, problemi brutti, problemi belli. Okay, problemi belli, ma... è morto che non è che l'hanno un problema bello. Ma buono, ne scopri proprio bello, bello. Senti, ma nella pizzeria dove mi vuoi portare tu a fanno la pizza che codono? No. La fanno? Perché lì la fanno? No. Ma che cavolo? No, qua manca la fanno. Allora me le porti io da casa. Io lo dico a quelli pizzaioli, ci dico qua stanno le codiche, mettigliele sopra. Ma è la prima volta che sento che si deve fare la pizza. T'accupo, vai a godona, ma che pure rindi i dolci. No, mi dispiace. Non ti piace, che lei sostanze fa bene, godona. Comunque, Mina, purtroppo dobbiamo dare spazio ad altre chiamate. Noi ti ringraziamo per la tua dolce chiamata. Va richiamaci bene. Però, richiamaci. Ok, non ti preoccupare. Ok, dai, un bacio. Oh. Ciao Mina. Ciao Mina, ciao Mina Pirondi da Torino. Da Torino. Da Torino, vedi quanti fans che abbiamo qua. Quanti fans? Fans. Le mie fans. Il fans di bella, nonna Mina. Mina. Mina no, nonna Mina. Guarda, mi sta da nonna, ma voi nonna Mina. Ma adesso ci chiama. Ma cucina. Tu che cosa fai? Che tu dici così? Io non capisco che tu. Chi ride? Parli chiaro. Tu che cosa fai con la cotica? A me che dappertutto. Quindi, nei dolci, nella pasta, in tutti insomma, nelle pizze. Sempre per il fatto praticamente prima del risparmio che dicevi, perché tu sì, e quelli no. Il fianchiero te la regala, e che te la fa pagare. Sì. C'è qualcuno che te la fa pagare. È giusto. C'è qualcuno che te la fa pagare, facciamo furbetto. Oh, ma io come la fa a me? Ma come ti per me? Tu me la fai pagare a me? Ma avete sentito cosa ha detto? Dove devo andare?
Tu me la fai pagare! Non io. Tu hai detto me la fai pagare, tu così hai detto. C'è qualcuno che te la fa pagare. Perché... Ah, la codica! Certo. Ma quando mai quelli mi dicono che come per mettere prima la codica in coppa bancale e poi la carne che devo comprare. Ti conoscono bene. Esatto, allora facciamo qualche saluto. Allora. Chi ci sta? Chi ci sta? Enza Cappetta. Ciao Enza! Nonna, hai fatto la pastiera a Pasqua? Come? Non hai fatto la pastiera a Pasqua? Ma tu che ti intendi, la pastiera dolce? O la pastiera quella dei maccheroni? Che volevi dire? Così, mandici un altro messaggio e ci fai sapere. Il telefono squilla, diciamo subito, pronto? Pronto? Pronto, chi è la nonna? È la nonna Giudita? Sì, sono Giudina! Ma cominciamo a sbagliare il nome! Giudina, scusa! Chi è? Buonasera, con chi parliamo? Lei sta parlando con la signora Enza Ganassi. Buonasera! Basta! Tutto bene, Enza? Grazie! Complimenti, sei bravissima, simpaticissima e dolcissima. Mi fanno chiacchiere! Non fate così! Queste sono le telefonate che dobbiamo sentire! Le telefonate queste. Più belle sono queste! Tu non regalo che direte perché ti vuoi una cosa mia! Io ho un po' di difficoltà a sentire, perché essendo che sto all'angolo di Paradiso in questo momento... Ah, stai all'angolo di Paradiso! Sono all'angolo del Paradiso, che sarebbe un ristorante. Ma allora ci capite pure! E dove ci sarà questo festival che si chiama Paradise Festival. Ah, il Paradise Festival, mi ho sentito dire! Sì, sì! Ecco! E quindi dopo manderanno anche lo spot con il numero di telefono, chi si vuole iscrivere. Buono! Perché vinca il migliore! Nonna, tu vai a partecipare? Io partecipo! No, ma non sono adatta a partecipare, che cosa? Quella che la canzone che piace a te. Allora canto una canzone. Si può partecipare dai 10 ai 90, tranquilla. Dai 10 ai 90 anni. Ecco. Allora vi dico subito, canterò questa canzone qui. Sentiamo. Siamo la coppia più bella del mondo. E ci dispiace per gli altri, che sono tristi, perché non sanno più cos'è l'amor. Vado bene, Enza? Benissimo. Bravissima nonna, bravissima. E allora ti aspetto. E allora vengo anch'io. No, tu no. Ma perché? Perché no? Invece ci vengo. Poi sentitemi, ha fatto l'invito! Ti ha fatto l'invito! Allora, io ti verrò a vedere, nonna! Spot, così chi vuole iscriversi... E noi siamo qui! Vabbè, ma io tengo problemi di sentire la stessa cosa! Non ho capito, perdona! Io tengo problemi con la tendire, non fa niente se quando canto poi casca a terra, poi la prendo e me la metto un'altra volta in bocca, no? Non fa niente, se te la prendo io te la metto io in bocca. Va bene, allora restiamo così. Va bene. Grazie per la telefonata, cara Enza Canà. Un bacione. Enza Canà, la nostra artista del cuore. Ci ha fatto piacere, un bacione molto grande. Piacere. Grazie per averci chiamato, Enza. Un bacione, ciao. Ti vogliamo bene. Alla prossima. Ma tu, nonna, lo sai una bella cosa? Io ti... Allora, parte... Ne mette la mano sotto? No, ok. Va bene. No, se io tutti anni si ingeppa la tendire, capito? Io sto praticamente tutto un lago in faccia, però non è un problema. E caggerisci con sto mancato, papà calmata, mi smangaggio. Mamma mia. Caggerisci, papà. È colpa tua, io se sto studiando è colpa tua. Perché io sto schiattando. È colpa mia. Cioè io sono andato a casa con lo stomaco in mano. Vabbè, per dire. Ma tu ti mangia da cotta e non pesce, Yam! Christ! Yam Christ! Yam Christ, tu! Che è successo? No, niente. Ma come ti chiami tu? Io come mi chiamo? Christ! Christian! Cristiano! Esatto, Cristiano! E pure lui fa parte della chiesa!
Mamma, guarda, guardami. Ma infatti se prendo la pezza a finire che me la passo in faccia, la stringo, ti faccio un mezzo litro di d'acqua senza esagerare. Ma andare tutto in bosso, ma capo, ma copi schiaffo per terra, la roba per te. Te troppa coscienza, te genera troppo. No. C'è un regalo per me. Uai. Che? E che gesti coso lungo? Questo si chiama cactus. Che cos'è questo? Questo si chiama cactus, nonna. È cactus. Oh, è cacca. No. Non facciami volgare. Cactus. Perché tengono una forma un po' anomala. Ma ha regalato Filomena. Ecco spiegate la forma anomala. Ma come sono? Vediamo un attimo. Come per dire, prendila a quel servizio, perché tanti anni fa si è preso il mio fidanzato. Non la voglio. Non lo vuoi. Ma no, dovresti accettare, lo devi accettare per... Ha già accettato. Lo devi accettare. Ma sì. Non basta la badosta che mi ha dato tanti anni fa. Allora, questa è la seconda. Poi ci sarà una terza, perché non c'è più. È la seconda se l'accetta. Ma se non l'accetta, no. Ma tu la devi accettare, nonna, no? Sì, ma io roba vado a casa subito. Quando me li ha dati? Preoccupati. Me li ha dati tre? Io ci porto sei. Beh. Tre conta anche il coso. Vuole si balla quella canzone, quella là. O cactus, ti faccio ballare. No, quell'altra là. O cactus. O cactus. Ma o cactus. O cactus. 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 Vediamo la fine. Dammi qua. No, io no, nonna, non mi far ballare. Facciamo il ballo della nonna. Però si capricciosa e malandrina. Tu tieni un carattere che non si può spiegare. Non sai mai come taccia piglia. Mi è stata regalata una piantina. Un cactus di origine latina. Dice che porta bene di eleganza. La pianta grassa porta l'abbondanza. E questo cactus tu ce vuoi a forza pazziare. Un cactus, nonna, un cactus. Ogni momento tu stai là. Non mi romba roga cactus. Che passi ti darà, ma perché mi aspetta? A pazienza mi va abbandonare. Non mi romba roga cactus. Tu mi vada mamma, metti un croce a papà e poi metti mi si mette a fa. Ti metto sempre in terreggio, mi fa forza comandante, l'inda sta vita mia mi comanda. Non mi romba roga cactus. Sono stanco e subito, mi zamma sonti, si continua a mi tratta così. E tutti i bricioli in terra, io si ha mangiato il biscotto, si ha mangiato. Basta. Mamma mia, e che pazienza che ci vuole. Ok, va bene, non lasciai stare lì, non ti preoccupare. Poggio questo, prima di dopo li sistemiamo. Aspetta. Ma... Ok. Un bambino carbone. Ce l'abbiamo fatta. Riccardo Marturro. Allora, Riccardo Marturro, ma chi è? È mio fratello, nonna. Buonasera, Riccardo. Ciao, Ricky. Allora, vediamo un pochino qualcuno da qualche commento. Iris, ma Riccardo, siete meravigliosi. Iris. Ciao, Iris, un bacione per siamo te. Siamo meravigliosi. Grazie, siete bellissimi. Poi vediamo un pochino. A Riccardo voglio dire che a tuo fratello lo sto imparando a campare. Io devo un grandissimo piacere a nonna. Ti devo veramente, io vi fatti dare un bacio. Guarda, tu non puoi già fa due figli, lo pare sta tutto su roba. Ma quanti nipoti c'hai, nonna? Fammi capire. Quanti nipoti c'hai? Tengo a te. Ok. Tengo il cameramennolo. Tengo il regista. Ma più o meno sono tanti, quindi, i nipoti? Acquisiti, sì! Acquisiti, ok. Molta capisce un. Nonna, mi vuoi salutare Miriana? Miriana Miri? Miriana, un bacione per te! Ciao Miriana!
Allora, nonna, ricordiamo la cosa importante. Facciamo, come diciamo anche prima, dobbiamo far crescere questa famiglia. Certo, come no. Quindi in basso a sinistra ci sta condividete praticamente questa diretta. Invitate i vostri amici a partecipare a questa diretta. Sì. In più mettete mi piace alla pagina di Telesalerno 24 Web TV. Esatto. In modo che rimarrete aggiornati su ogni minima cosa che praticamente succederà in Bravissima, più chiaro di così non si può. Poi ricordiamo di contattarci al numero 331 99 00 855 per parlare con Natalina e con Christian te, ma principalmente con te, ma pure con te. Oppure di mandarci un messaggio WhatsApp al 338 20 59 142. Al 338 20 59 142. Anche se volete mandarci le vostre foto, i vostri video selfie, noi li faremo vedere in diretta e vi guarderete da casa un'altra volta. Oppure se non vogliono magari chiamare, possono anche mandare un messaggio vocale con su WhatsApp. Come? Pure però il messaggio vocale su WhatsApp. Però diciamo, se ci contattate voi quella cosa mi sto imparando, pure è buona sta cosa. È più meglio, nonna, no? È più meglio. Ma si dice in italiano, è più meglio. Si, no, dice, si dice, non si dice. No, poi si dice. È meglio. Italiano correggiuto. Italiano? Italiano. Ma chi è l'italiano? Un cognome? Che cos'è? Italiano. Allora, Mina Pironti c'è stasera. Come fa favore, nonna, c'è il segreto stasera, scrive Mina Pironti. È un segreto? No, il segreto, il programma. Ma durerà il tuo segreto! Ma che cosa devi fare? Ma possiamo andare questo segreto? Guardate noi! Appunto. Che poi questo segreto, guardate alla fine, noi. Che cos'è? Ma chi l'ha tutto, tutto, cioè, una magagna, tutto un segreto, tutto un mistero. Non mi piace, non lo guardo. Ah, ok, va bene. Non lo voglio guardare. Ok. Oddio, mamma, io sto schiattando dal caldo, comunque va bene. Iris è più meglissimo, ecco. Ancora. Uè, voi dovete fare pace con l'italiano. Che significa è più meglissimo? Non si dice. Io. Nonna Giudina? Chi è? Dalla regia. Dite. Le voglio dire che praticamente questo signore che è vicino a te, da martedì inizierà un programma di cartomanzia. Sì! Niente di me! Sì, bravissimo, esatto. Te puoi trovare! Esatto. Fai la cartomanzia! Ma c'è la cartomanzia! Sì. E allora io ti chiamo! Ma molto volentieri, aspetto la tua telefonata! Io ti chiamo, tu vedi di indovinare! Ti ricordo l'appuntamento, nonna, quando mi puoi chiamare? Ogni martedì dalle ore 21 alle ore 22, ovviamente solo su questa emittente televisiva. Ok. Quindi che sia chiaro. Dove praticamente ti posso chiedere qualsiasi puoi cosa. Chiedere qualsiasi cosa, tranne la cosa dei soldi. Però la cosa dei soldi no, ma il microfono ce l'ho acceso, sì. Sì, acceso, acceso. Ma la cosa dei soldi non te la chiedo, non ti preoccupare. Però ti posso, diciamo, tutto quello che vuoi sapere, io te lo dirò. E parte ti chiamo anche io, perché io tengo un paio di cose da sapere. Dalle 21 alle 22, mi raccomando. Dalle 21 alle 22, c'è il programma di Anthony. Anthony, con l'arte cartomante della divinazione. Bravissimo. Benissimo, bravissimo. Grazie. Vediamo lo sport, no? Ci rimane pure lo sport. E vediamoci lo sport. E prima ci qualche sport, io pallone, pallamano, vediamo, Un attimo solo che arriva. Solo che quando la regia è pronta. Ti rimette me se poi non è pronto, va bene. Eccolo qui, qui. È pronto. Guardiamo lo sport, nonna. Guarda lì, guarda lì, guarda lì. Il momento del cartomante, oggi martedì dalle 21 alle 22 saremo in vostra compagnia con l'arte della divinazione per rispondere ad ogni vostra minima domanda. Contattateci in diretta martedì dalle 21 alle 22 e risponderò ad ogni vostra minima domanda, quindi a partire dall'amore, ai soldi, alla salute, a tutto. Ci vediamo martedì solo su Telesalerno 24 Web TV. Mi raccomando, non mancate. Un abbraccio. Hai visto, nonna? Hai visto? E capito, no, Paolo? Hai visto, nonna? Bravo, e chi sapeva niente? Ma è una sorpresa un pochino per tutti quanti, anche per te, come vedo. Go! Mia deve sponsorizzare a GoGo fino a martedì, voglio mandare in video. Sì, tutte infatti, anche se mettono mi piace alla pagina Facebook, vedranno questo spot. Brava! Mettete mi piace alla pagina di Telesalerno 24, così penso che in automatico, no, vi arriveranno tutte quelle che esatto, vi tutte le notifiche. Le vedranno loro sul loro smartphone. Ma quello quando guardo lo vedo dubbioso. Non sei d'accordo, no? Non sei d'accordo?
sì, sì, ah, sì, infatti. E che stiamo parlando? Arba, accaderai! Oh, cari che si smaura! Allora, abbiamo un altro commento, altro? C'è sempre Mina che ci che scrive. Dice? Che dice? Io non lo guardo mai, sto guardando voi. Ripeti dal segreto. E chi ha nominato su segreto allora? Chi ha nominato su segreto? Chi l'ha nominato? Mina. E che ha nominato a fosse tu hai? Mina! Tu ci fai capire un po' quando ah, ci preghi il cervello. Allora, nonna, nonna. Non la guardi segreto Mina. Ma nemmeno io lo guardo, sinceramente, perché non mi piace. Io preferisco fare altro piuttosto che guardare la televisione. Un segreto, mister. Per una di 15-20 anni come Dallas. Veramente, sentire è beautiful. Il segreto mi sembra come beautiful, non finisce mai. Chi l'ha già finito? Voglio perdere un tempo, voglio fare a casa. Quanti anni sono che ha iniziato beautiful? Beautiful. In un ermanco signorino quando ha iniziato beautiful. Figurati. Siamo nel 2017, ancora sì, ancora ci sta. Da giù di menopausa 4 volte sta ancora la c'hai. Vabbè, bello. È un'esagerazione, ah, questo punto. Poi se vi piacciono, vedete. Vabbè, giustamente ognuno è libero di fare ciò. Certamente. Però si guarda da noi è meglio. È meglio, ovviamente. Gli resti in mano la bocca che porti l'invenzione. I germi. C'hanno i germi e i batteri. E ci stanno pure i caccotti in giro. Ah! Voi no, niente. Niente. Cosa dovevo dirti? Mi hai fatto dimenticare, hai visto? Ma facciamo quattro matti se tu! Mica sono qui, cavolo! Allora, ti faccio una proposta! Ti faccio una proposta! Dimmi! Ti faccio una proposta! Hai già tre bauti, dimmi! Ti faccio una proposta! Mi vuoi adottare? Carretto, questo! Aspetta, poi dopo ti rispondo! Salutiamo Vera Faso! Ciao, Vera! Un bacione! Io devo adottare a te. Sì, me ne vengo a vivere con te. Io non ne c'è! Mandiamo via l'infermiere e me ne vengo io. E un patate di momento, tu! No. E voi? Tu come a me non mi conviene. L'infermiere mi fa il servizio gratuito. Io gli do da mangiare e quello fa i servizi. Fai i servizi a casa tua. Ogni tanto certo. Ho crash space per avanti, capito? Sono pochi gli uomini come l'infermiere massimo. Tu ti metti una cosa, che fai tu quando vieni a casa mia, Paolo? E servizi. Cioè? I servizi. I servizi? Non è che adesso il tuo magnome, ma come no. A casa? Ma l'unica cosa che ti faccio mangiare tanti dolci perché mi piace. A spesigi! Ovviamente a spese tue, cioè, è normale. Scusami, i dolci devi mangiare. Voglio riguardare. Ah, dubbinavo con la lundone i dolci. Questo è bello. Ti faccio la pastiera a Pasqua e faccio qualcosa a Natale. Basta, è finito. Basta. L'uovo l'hai fatto ai nipotini quest'anno, a Pasqua? L'uovo ai nipotini? Non mi ricordo, mi dica il Parkinson. Te l'hanno fatto l'uovo? Questo. A me vanno a fare l'uovo. Mi mangiaggio, fai al lavoro, no? Sì, però se non facessero anche a te. Ma mi ha fatto mia mente, no, perché tengo il Parkinson, la e certe cose mi rimane. No, ho fatto le uova scaldate e quelle ci ho dato. E io vorrei cantare una bella canzone, sì, però. Sì, voglio sentirti. Cosa ci canta? Volissimo cantare canzone, come canto? Non lo so, una canzone che piace a te. Reginella, la devolta. Quello che vuoi. Quello che ti senti di fare in questo momento. Allora andiamo, che ne so, c'è una classica napoletana, tu c'è una cosa grottia. Va bene, la regia accetta questa canzone, no, questa richiesta? La regia accetta tutto. Sì, deve accettare per forza. Metti una bella bossica, poi. Vabbè, infatti. Ricordiamo nel frattempo, abbiamo una richiesta speciale, nonna. Vogliono vedere l'infermiere. Vogliono vedere l'infermiere? Chi è che lo vuole vedere? Iris. Tra poco entra e ti accontentiamo, vedi, voi sarete esauditi, voi fate le richieste, noi vi esaudiamo. Vedi, tra poco entra pure l'infermiere. Bene. Nel frattempo io magari, e se sono, e poi se sono rubato l'infermiere? Ma che sei robo, ma chi sono qui? No? Io sbaglio il buco. No, è pronta la base, sei pronta? Sì. La regia? Pronta? Ok, prego, no. Ma andiamo. Come là questa introduzione un uomo nella Marausca Angato Nalito è buono un uomo nella Marausca. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare passano
sta cosa che sei tu, guarda me, me ne mora così tutta presa a te, guarda da te. Vorrei sapere una cosa da te, a pensione ti ama io, perché quando ti guarda così, si pure tu ti senti pure, e non mi dice, e non mi fai capire, ma perché? E dille, una volta sola, sicura, tu stai tremando, di morire freddamente tu papà. Dille, che mi vuoi bene, con mia, con mia. Con mia voglia bene a te, te sono fuori all'angolo, levi sta bossa. Ah, donna Giudina. Io una volta sapevo cantare, ma la voce sono scesa. Però sei piaciuta a Mina Pironi. Sì, quella Mina è sempre molto gentile te con me. Sì, canti bene, nonna. Grazie Mina, grazie. Mi avevo quando ho avuto 50 anni fa come cantavo. Un bacione per Pasquale Liguori. Un cactus, non l'abbiamo messo più a posto. Sta veramente adesso sopra ancora. Metta a posto, ma che metta a posto? Questi tre cose lungaizzate. Uè, senti, ma quella Filomena specifichiamo, è troppo volgare quella Filomena. Ah, poi vi volevo far vedere un'altra cosa. Far vedere un'altra cosa. Questi. Allora. Infatti sentivo uno strano profumo. No, strano, quello è un bel profumo. È un bel profumo, sì, perdonatemi. Perché praticamente dovete sapere che alle persone pulite, oggi come oggi, piace, insomma, profumare l'ambiente. Ognuno usa il prodotto che vuole. Che piace, esatto. Però io adesso sto per sponsorizzarvi un prodotto che praticamente è la fine del mondo, in quanto è il concentrato nel concentrato. Esatto. Cioè guardi, mo lo apre davanti a te, no? Mi occupo, non ti allontanare. Però no, penso che guardi, sentiamo. Guarda. No, è bellissimo. Bello. Sì. Questo qua molto praticamente bello. Ci siamo? Sì, ci siamo. Questo qua praticamente viene dalla ditta Luma. Eccolo qua. Questo in particolare è la profumazione Sharem. Praticamente questo basta uno, massimo due spruzz in una stanza, vi profuma la casa per svariate giornate, eh? Sono spruzzate. Ma sulle tende lo possono spruzzare su cose. Io veramente sì, ho fatto l'ordine e mi è arrivato. Vedete questi tre prodotti qua? Eccoli qua, vedete? Perfetto, spedizione in tutto. Sì, la ditta ovviamente Luma, per chi volesse avere maggiori informazioni può tranquillamente contattarci alla pagina di Salerno 24. Infatti, ma vedete, sono dei profumi veramente belli, bellissimi. Uno è il concentrato nel concentrato. Ripeto, se volete acquistare questi determinati prodotti potete scrivere alla redazione di Telesalerno 24 su Facebook, chiedete informazioni sulla spedizione e quant'altro e vi arriveranno a casa. Ma ripeto, li potete spruzzare sulle tende, sui mobili, su una superficie piana, perché no, sul pavimento, mentre voi lavate a terra, sullo scattacetto, sullo strofinaccio, lo mettete, passate a terra e vi profumo tutto il pavimento. Allora, quanto costano? Possiamo dire i prezzi o magari se lo vedete nell'ora in privato. Questo qua piccolino, come sta, vedete, costa 3 euro. È proprio una miseria, però questo è piccolino, però vi dura un sacco di tempo. Ma volendo, c'è anche la versione più grande di ml, sono di più. Ma e sì, andate a risparmiare ovviamente. Guarda, però sono bellissimi. C'è un profumo, solo se li ho aperti, vedi, non ho spruzzato niente. No. E già c'è un profumo qua dentro che è una cosa assordante, profumo. Bellissima. Mina, se vuoi anche gli altri che stanno guardando, contattateci alla redazione di Telesalerno 24. Perfetto. Vedete tutto quello che volete. Spiegazioni su questo prodotto. Ok.
E allora ricordiamo, se volete interagire con noi, con le dirette, basta formulare il 331-9900-855 sia per chiamarci, e invece se volete mandarci qualche messaggino, qualche video selfie, qualche fotografia, lo potete fare tramite WhatsApp al numero 338-2059-142. Oppure un saluto in questo momento per la carissima Miriam Benji e Andrei. Ciao ragazzi. Ciao a voi. Buonasera. Buonasera. Allora, Mina Pironti ha scritto buono poesivo su WhatsApp. Perfetto. Anche su WhatsApp, va bene, sì. Va benissimo. Allora, vediamo se c'è qualche altro commento. No, non c'è. Ovviamente aspettano sempre. Chi aspetta? L'infermiere. Esatto. Uè, ma qua deve entrare l'infermiere. Regia? No, ok. No, un po' tra sì. Non vuole entrare. Non vuole, c'è perché cosa per pazienza. Ma questi capelli, nonna, come oddio sono? Guarda qua, sono. Ciao, stanno bene, non ti preoccupare, stanno bene. Nel cattivo a cancapa e si accorge tutto. Comunque, spero che voi siete stati bene in nostra serata con noi, che vi siete divertiti, che avete riso. Perché pure io poi in fondo sono stata bene con voi, sono stata in compagnia. Io quello che posso dire, nonna, questa parte, a parte l'emozione fortissima come stare vicino alla a nonna, nonna. Uè, hai visto qua, l'emozione veramente fortissima. È con buo per me. E è veramente un. Sono contento, sono troppo contento di stare qui con te questa sera. Ma ti ho chiesto di venire a vivere con te, nonna. Ma tu porti spesso, però. Io sono gruppo a dirci. Ma non trovo. Ma trovato. Io collaboro, nonna. Collaboro. Ti aiuto, sì. Dico, esatto. Se te tu hai stati testi qua. Aiutiamo, nonna. Ha detto, collabora e ti aiuto. Non facciamo che poi dopo tu mangi il capo, non ce l'ho mai. Che chi lo quattro brucce sono finito. No, 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 stai tranquilla. Ci andiamo girando la mattina. Andiamo a fare. Lo porta a fin passeggiato. Certo. Ma tu sei patentato. Certo, nonna. Bravissimo. Certo, nonna. Allora sì. Certo. Allora se vuoi dove a vuoi andare? Coppo microfono questo. Dove vuoi andare lì ti porto. Io a me mi piace andare in giro così. In chiesa voglio andare in chiesa tutte le mattine. Io mi seguo le messe dalle 7 a mezzogiorno. Quindi vai tutte le mattine a messa? 5 ore. 5 ore? 5 ore, sì, 5 ore. 5 ore di messa ogni mattina. E allora, allora, allora. E allora, 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 riprendi me. Qua vicino a me ci sta l'infermiere. Per la felicità della nostra della nostra Iris. Per la felicità della nostra Iris. Ecco qua l'infermiere. Eccolo qui, vedete? Vedete, biondo con gli occhi azzurri. Parla un po' pure tu. Iris. Iris ha richiesto la tua presenza qui. Iris. Buonasera a tutti, ciao Iris. Oggi come stai? Dai Massimo, raccontaci la tua esperienza con non nonna. Non tieni più niente da dire. È traumatica l'esperienza con nonnina. Perché? Che cosa ti fa passare, nonna? Mi fa penare. Che cosa succede? Penare. Sentiamo, sentiamo. Io sono curioso di sapere. Ogni volta che vado a casa e gli cambi il catetere, succede un finimondo. Ma tu hai la ricca roba, sbagli sempre buca. E non ho capito. O buca è sempre kill, però... Uè, tu proprio mi hai cambiato proprio la formazione del corpo. Cambiato. L'hai riempita di buchi, Massimo. Oh, ne parliamo. Ma mi fa passare per quello che non sono. Ma riesco la posta, dai un buco per tutto il mondo. Non è vero, non è vero. Ma vorresti, non è troppo che... Troppo cattiva nei miei confronti. Tu secondo me, allora, avrà magari qualche... Cristian è una cosa a dire, una cosa a viverci con lei. Mamma mia, immagino. Esagerata. Leggiamo i messaggi. Allora, leggiamo i messaggi. Mina Pironti, è bello l'infermiere. Oh, Iris, grazie Mina, molto gentile. E che infermiere, complimenti. Grazie. Ma sì, è bello, però non mi questo è fatto. Adottatemi, non ce la faccio più. Massimo, ti propongo uno scambio. L'accetto in continuazione subito. Io, tu te ne vieni a casa mia, io me ne vado a casa di nonna. Va bene. No, che cosa pensi? Come non mi vuoi dare sotto. Massimo, se ne va. Si licenzia, Massimo. Come ne vengo io a casa tua? Ehi, buco a me, chi mi fa? E te li fa Cristian. E ci sto io. Ok, è un fermiere, tu tieni la laurea in medicina, quello che ti... E vabbè, non posso rischiare la vita ogni volta che vengo a casa. Sì, ma oggi il purpetto perché non li hai voluto? Perché ci stanno i pastri di pinoli? Che fa che ci stanno i pastri di pinoli? Non ho capito. Ma tu quando c'è, quando è così, sapendo il carattere che ha nonna Giulia, devi dire sì, sempre sì. Poi che tu dopo vai, che tu dopo vai, magari vai, però l'importante è dici sì, nonna, mi è piaciuto, buono. Sì, ma la purpetta se la poteva mangiare, però una sola.
Ma non è solo la polpetta, vabbè, tante adesso... cose, tutte messe insieme che non va. Vabbè, non ho capito, ma perché devi fare il ristorante? Che vuoi da me? Ma... quello questo, Massimo, ma che vuoi il caviale, vuoi le ostriche, oh, vuoi l'aragosto, che vuoi? Fallo contento, fallo contento, fallo contento una volta ogni tanto, no? Chi che è Mauri? Cucina qualcosa di buono, qualcosa che piace a lui. Che piace a me, ti... Massimo non ti cucina, ma niente, non... Uè, quello questo, no, quello questo gli piace, la roba di pesce di mare. Una volta ogni tanto lo potresti... no, non ne tengo, quelli ci vogliono i soldi. Salutate Nicola delle Donne. Facciamo un saluto a Nicola delle Donne. Ciao, ciao. Questo Nicola. Nicola delle Donne. E chi è la di Lover? Nonna delle Donne, il cognome di Nicola. Ah, delle Donne, il esatto, cognome. Ha tutti questi cognomi lui. Delle Donne. Massimo, torniamo allora a noi. Allora cucini la prossima volta che vengo, così non ci voglio buco. Ma io poi voglio capire una cosa, no? Ma tu poi sei infermiere, no? Ma tu solo a me fai il buco. Quando vai a fare i buchi agli altri? Ma se stai sempre i soldi tuoi dove stanno? Che guadagno. Ma non sta sempre da te l'infermiere, Massimo? Ma ogni tanto se vuoi ci devo andare a fare le siringhe. Ma io ho altre cose da fare. Abbiamo mangiato con la me. Ma facciamo. Allora, io praticamente vedo che questa cosa andrà avanti per le lunghe. Sì, è meglio che noi... salutiamo anche perché sono sì, rimasti tre minuti. Sì. Allora, noi ringraziamo. 4 minuti sono rimasti. Aspetta, lancio un appello. Salvatemi. Beh, magari potresti ti ha fatto praticamente i complimenti a Mina e Iris, magari ti fai in metà. Ma tenne con Mina, va, vai, vattene con Mina. Ah, ma tu che vuoi da me? Ma quello è Christian che se ne viene. Io me ne vado molto volentieri con lei. Cioè, vattene con Christian che... quello è Christian che se ne viene con me. Ma io molto volentieri. Accetto la proposta. Una nonna così, penso... Tanti maggi imparati a mettere il catetere, lo so come si fa. Metti come metti i pao. Ma come fai? Che tu non ci vedi più. Tu sei cicata. Tu sei cicata. Parliamo di cose serie. Io volevo rinnovare il mio appuntamento a domenica prossima. Con? 30 aprile 2017, sempre negli studi di Telesalerno 24, alle ore 21:30, come al solito. Perché mi guardi tu? Non ci so. Comunque ci sarò io, con la mia comicità, la comicità di Nonna Giudini, insieme al mio consorte... Christian, tu non ci sei, ma chi ti vuole? Stai tranquillo. Ho capito. Ti saluto. Salutiamo nonna. Ciao a tutti. Abbiamo. È stato un piacere. Dobbiamo salutare. Salutiamo. Vabbè, tutti coloro che ci hanno seguito. Ringraziamo Massimo per essere venuto in trasmissione. Grazie. Io spero che la prossima volta tu sarai ancora qui. Me lo auguro. Io spero di venire da solo, però, perché. Farei contento a qualcuno. E a me anche paura. Perché vedo dei bei commenti su di te. Quindi va bene. Poi anche Mina scrive: è stato un piacere. Noi ricordiamo l'appuntamento con nonna Giulina. Nonna, ripeti di nuovo. Ripeto, allora, domenica 30 aprile alle ore 21:30 circa, negli studi di Telesalerno 24. La comicità di nonna Giulina, non mancate, vi aspetto in tanti. Va bene, allora noi ci salutiamo, nonna Giulina, è stato un piacere stare qui con te. È stato Massimo, un piacere grazie per essere, che per aver partecipato. È stato un piacere. Noi mio, ci vediamo, domenica, stesso orario, ragazzi, mi raccomando, non mancate. Ore 21:30 fino alle 22:30, quindi un'ora di risate con la nonna Giulina e con Christian con e forse pure con l'infermiera. Ciao, ciao. Ciao, buonasera a tutti, ciao!